Salve a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Dopo 2 mesi di assenza dal canale torno a farmi sentire nuovamente. Perdonate l'assenza, ma semplicemente ho avuto un periodo un attimino pieno di cose da fare e ammetto anche che la voglia di portare video era un attimino calata. Ma ora ho diversi progetti in mente che spero vi potranno piacere e nel video di oggi andremo a parlarvi di un pezzo anticarro, quindi non di un veicolo, sviluppato e prodotto da Oto Melara e IMI, che nonostante il suo scarso impiego, infatti è stato utilizzato massicciamente, tra molte virgolette, soltanto dai cileni, rappresenta un interessante prodotto dell'industria italiana e israeliana, ovvero l'HVMS 60, che come vedremo all'epoca risultava un pezzo appetibile per molti. Lo sviluppo del pezzo 60 mm inizia nel 77, tramite la collaborazione della IMI, Israel Military Industries, e della Oto Melara, con lo scopo di creare un'arma utilizzabile su veicoli leggeri per poter fronteggiare bersagli corazzati o elicotteri, il tutto in un'ottica di supporto alla fanteria. Interessante notare come i primi prototipi di questo cannone verranno realizzati montando appunto il 60 mm su affusti modificati del 6 pounder inglese, ovviamente al solo scopo di effettuare test balistici. Nonostante le buone premesse, tuttavia, e l'iniziale suddivisione del lavoro di sviluppo, nella quale IMI si sarebbe occupato del cannone mentre Oto Melara si sarebbe occupato della torretta e del sistema di ricarica automatica, le due aziende decisero ben presto di proseguire in modo autonomo lo sviluppo del 60 mm, portando così a due sviluppi paralleli. Da qui le cose diventano un po' complicate. Perché? Perché secondo alcune fonti i due pezzi, quindi quello italiano e quello israeliano, presentano caratteristiche differenti, mentre secondo altre abbiamo le medesime specifiche. Inoltre, se si osservano bene le canne del 60 mm viste finora, vediamo come l'estrattore dei fumi cambi in quei cannoni generalmente identificati come israeliani, come ad esempio quelli montati sugli M24 cileni rispetto a quelli generalmente identificati come italiani, banalmente quello che venne montato sul dardo, per intenderci. Quelli italiani infatti risultano più spessi rispetto alla controparte israeliana. Tuttavia, nonostante questa differenza estetica, non ci sono particolari informazioni su differenze specifiche all'interno delle prestazioni del cannone. Parlando nello specifico del 60 HVMS, possiamo considerarlo come una versione in scala ridotta del 105 mm L7 o M68, un cannone quindi con elevate prestazioni, come dimostrato anche nei vari test. Il cannone ha una lunghezza totale di 4200 mm, da qui la classificazione di cannone da 60-70, dove il 70 indica appunto la lunghezza in calibri. Se moltiplicate 60, che è il calibro del cannone, per 70, che è la lunghezza in calibri, otterrete la lunghezza di prima, appunto, quindi 4200 mm. Il peso è relativamente basso, infatti parliamo di circa 700 kg, peso che arriva a 1 tonnellata se consideriamo anche l'autoloader, di cui però parleremo più avanti. Parlando delle munizioni, abbiamo la possibilità di scegliere tra due tipi: APFS DST, ovvero Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot Tracer, oppure i semplici proiettili HE, quindi High Explosive. Parlando delle prime, quindi dei sabot, il principale e unico proiettile sviluppato fu l'M300, un APFS DS in tungsteno sviluppato tramite la collaborazione dell'italiana Oto Melara e della belga Mekar. A seguito di diverse prove condotte con questo proiettile, furono evidenziate le sue ottime prestazioni, che, viaggiando ad una velocità di 1620 metri al secondo, era in grado di penetrare una piastra d'acciaio inclinata a 60 gradi di 120 mm a 2 km. Per intenderci, lo stesso test venne fatto utilizzando anche un 105 mm, risultando incapace di penetrare la stessa piastra oltre i 1800 metri. Qui però è necessario aprire una piccola parentesi, infatti per il test furono adoperati APDST, quindi Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, come gli M392 o gli L36A1, quindi proiettili meno performanti degli APFSDS che invece impiegò il 60 mm. Degno di nota è anche il test effettuato a fine anni 70, dove due T62 vennero affiancati e bersagliati da sabot del 60 mm a circa 2500 metri, riuscendo a bucare da parte a parte entrambi i mezzi sul fianco.
Parlando invece del secondo tipo di munizione, ovvero delle HE, non si sa molto al riguardo. Alcune fonti dicono che sia stato sviluppato sempre in collaborazione tra Otto e Mekar, altre invece affermano che sia stato sviluppato da IMI. Ciò che però sappiamo per certo è il peso del proiettile di 7,2 kg, 2,9 se consideriamo solo il proiettile senza il propellente. Tuttavia non siamo a conoscenza dell'efficacia del proiettile, non sapendo quanto esplosivo sia contenuto all'interno di quest'ultimo e nemmeno il tipo di esplosivo, ma considerando il calibro è probabile che si tratti di una quantità relativamente ridotta. Ciò che sappiamo però è che per l'HE erano previste tre spolette. Una spoletta a percussione, quindi non appena entra in contatto con un bersaglio si attiva la carica, spoletta di prossimità, quindi la carica si attiverà in prossimità del bersaglio, oppure spoletta ritardata, quindi la carica si attiverà dopo un certo periodo di tempo. Parlando nello specifico della versione italiana, è importante evidenziare come in relazione ai 60 mm vennero sviluppate due torrette, la T6070A, divisa tra il modello a fuoco semiautomatico e quello a fuoco automatico, distinguibili per la presenza sulla versione automatica di un muzzle reference assente nell'altra versione e per un profilo diciamo più basso della versione a fuoco automatico, e la T6070M, realizzata in un solo prototipo e montata sulla Fiat 6616. Oltre a differire a livello estetico, le tre torrette presentano anche caratteristiche diverse, principalmente la T6070A e la T6070M. Il primo elemento a distinguere le due torrette è il sistema di caricamento automatico. A differenza della M, infatti, la T6070A presenta un autoloader composto da due caricatori simmetrici, un braccio idraulico per prelevare e mettere in posizione il colpo e il sistema di inserimento del colpo all'interno della culatta. Dal punto di vista pratico, il braccio prelevava il proiettile scelto da uno dei due caricatori, lo allineava con la culatta, dove una molla provvede ad inserirlo all'interno della culatta. Il tutto permette un ratio di fuoco di circa 30 colpi al minuto, quindi quasi un colpo ogni 2 secondi. Altra differenza delle due torrette è la possibilità per la versione A di utilizzare due lanciatori per missili TOW, lanciatori che per adesso sono stati montati soltanto sulle torrette utilizzate dai BVP 2000 polacchi. Oltre a queste differenze, le due torrette però presentano anche elementi in comune. Infatti, oltre a chiaramente il cannone, le due torrette condividono sistemi di visione e numero di colpi. Infatti, entrambi possono trasportare un massimo di 38 munizioni, più due missili TOW nel caso della versione A, qualora montati i lanciatori. Inoltre, per tutte e tre le versioni, era possibile scegliere tra due fire control system. Il primo, denominato Mod 60 Mark I, caratterizzato da telemetro laser, e il Mod 60 Mark II, caratterizzato sia dal telemetro laser che dalla presenza di un visore termico. Oltre all'Italia, anche Israele ha proposto la sua torretta, tuttavia su di essa non ci sono particolari informazioni, si sa che non disponeva di autoloader, ma oltre a queste e qualche altra informazione di poco conto non sappiamo proprio nulla. Ma dopo aver esaminato la storia del cannone e le caratteristiche di quest'ultimo, direi di andare a dare un'occhiata a tutti quei mezzi che vennero effettivamente dotati di questo pezzo e non possiamo non partire dai mezzi cileni, gli unici ad aver adottato il 60 HVMS. Ma a parlarvi di loro non sarò io, ma sarà Arto Sigismondo, un ragazzo che avete già conosciuto tramite i video del C1 Ariete e che nel corso del tempo ha effettuato un lavoro di ricerca proprio sui veicoli cileni armati con questo cannone. Salve a tutti ragazzi, ringrazio molto Mondo Militare per lo spazio dedicatomi all'interno del suo video. Agli inizi degli anni 70, il Cile si rese conto di disporre di un parco mezzi molto obsoleto, contando tra le sue fila soltanto M31 Stuart, M31 Half-Track, M3 Scout Car, M8 Greyhound, M4A1 E9 Sherman, M24 Chaffee, M113 e alcuni M41 Walker Bulldog, che rappresentavano quanto di più moderno possibile. Dato ancora più grave, se consideriamo che i paesi vicini al Cile, come il Perù e l'Argentina, contavano tra le loro fila mezzi decisamente più moderni, come il T-54, il T-55 o il TAM. Di conseguenza, fu ritenuto necessario provvedere ad ammodernare quanto più possibile i loro autoveicoli. In quegli stessi anni il Cile tentò di ottenere da Israele qualche Megach e Shott,
Tuttavia, data la delicata situazione in cui il paese ebraico si trovava, la cessione di questi mezzi era decisamente fuori discussione. Motivo per cui il Cile dovette ripiegare sui più vecchi M50 ed M51, Sherman aggiornati dall'IDF, riuscendo ad ottenere 65 dei primi e 119 dei secondi. Va sottolineato che in quel periodo il Cile, sotto la dittatura di Augusto Pinochet, era soggetto a embargo su importazioni di veicoli militari e solo Israele volle commerciare con il Cile. Tuttavia, consapevoli delle ormai obsolescenze del pezzo da 75 mm francese CN7550 montato sugli M50, Israele e il Cile si accordarono, dopo il fallimento del progetto di armarli con cannoni da 90 mm, per ottenere la fornitura di pezzi da 60 mm HVMS. Così Israele provvide alla modifica degli M50 per permettere l'installazione del nuovo pezzo anticarro, aggiornamenti che comprendevano nuove rastrelliere per le munizioni, un nuovo sistema di controllo del fuoco con stabilizzazione della israeliana LOP, oltre alle modifiche minori come una rissa di fissaggio sul vano motore. I carri così ottenuti, che sottolineiamo continuavano a chiamarsi M50, senza soprannomi come Super Sherman, E. Sherman o M60, entrare in servizio a partire dal 1983, restando in servizio fino al 2006, facendo degli M50 cileni tra gli Sherman più longevi della storia. Per quanto riguarda invece agli M24, la storia è molto simile. A differenza degli M50, il Cile posseggeva già M24 ricevuti nel 1952 dagli Stati Uniti, che stava ormai ritirando i ciaffi in favore dei più moderni M41. Tuttavia, a partire dagli anni 70, i carri cominciarono a mostrare i loro anni, considerando come abbiamo visto i mezzi utilizzati dai paesi confinanti come Perù e Argentina. Così, nel 78, venne avviato il primo aggiornamento dei 21 M24, ai quali venne montato lo stesso motore dell'M113, lasciandone però invariato l'armamento, che verrà modificato solo nel 1983, in contemporanea con gli M50. Con le medesime modifiche di quest'ultimo. Quindi, pezzo da 60 mm, nuovo fire control system di origine israeliana e nuove rastrelliere per i colpi da 60 mm. Il tutto, questa volta, però, fatto in Cile, seguendo le indicazioni israeliane. Gli M50 e gli M24 rimasti nella dottrina cilena sarebbero serviti come cacciacarri al pari dell'M18 Hellcat statunitense. Avrebbero colpito i carri nemici tramite imboscate a lunghissima distanza, grazie all'elevata precisione dei cannoni e all'incredibile forza penetrativa, per poi ritirarsi velocemente in un'altra posizione ad attendere che il nemico si avvicinasse per colpirlo di nuovo. Tra gli aggiornamenti cileni ci sono da menzionare due sfortunati prototipi, il Mowag Piranha 6x6 e l'M41, non si sa se M41A1 o M41A3, riarmati con i 60 mm. Il Piranha venne modificato nella stessa officina dove vennero modificati gli M50 e gli M24 ciaffi. Il cannone rendeva il mezzo troppo instabile durante il fuoco e il progetto venne cancellato. L'esercito cileno aveva invece previsto di modificare anche i 50 o 60, a seconda delle fonti, M41 Walker Bulldog con i 60 mm. Ma a causa dei pochi fondi disponibili, il progetto di riarmare i Walker Bulldog fallì dopo la produzione di un solo prototipo. Con questo è tutto, ringrazio Mondo Militare per avermi fatto partecipare ancora una volta al suo video, spero che le informazioni datevi sull'esercito cileno siano state apprezzate e buona continuazione Mondo. Ma ovviamente i cileni non furono gli unici a montare il pezzo su un mezzo, infatti anche noi sviluppammo diversi mezzi armati con questo cannone, cosa normale se consideriamo che si parla di un prodotto italiano. I primi di cui parliamo è il VBC, veicolo blindato da combattimento, con la torretta LT6070A. Il VBC può essere considerato come l'anello di congiunzione tra la Centauro e il Freccia e venne presentato per la prima volta all'Eurosatory del 1996, in configurazione IFV, armato con la torretta Itfist 25, la medesima del Dardo per intenderci, e nacque come iniziativa privata da parte del consorzio Iveco Otomeara, CIO per intenderci. Tuttavia l'obiettivo era quello di proporre all'esercito italiano un IFV ruotato da affiancare alla Centauro, cosa che poi porterà effettivamente al Freccia. Tra le diverse versioni proposte troviamo quella armata con il 60 mm HVMS,
in torretta T6070A, di conseguenza la versione dotata di autoloader. Non si sa molto sulla sorte di questo mezzo, del perché fu scartato, ma è facile supporre che, come vedremo meglio nelle conclusioni, il pezzo da 60 mm rispondesse maggiormente alle necessità controcarro piuttosto che a quelle di supporto alla fanteria, a causa delle munizioni, cosa che in realtà accomunò tutti i progetti italiani con questo cannone. Oltre alla Centauro non poteva mancare il Dardo, che fin dalle prime fasi di sviluppo propose la possibilità di adottare il pezzo 60 mm. Il primo in ordine cronologico fu la V90, un mezzo sviluppato in cooperazione con la Germania e basato in gran parte su quello che fu il C-13, uno dei primi tentativi da parte di CO di sviluppare un APC-IFV, nella quale numerosi componenti vennero sostituiti con materiale di origine tedesco, come ad esempio il power pack e il sistema di raffreddamento. Il mezzo, come per quasi tutti i veicoli similari, era disponibile in tantissime versioni, tra cui quella armata con il 60 mm HVMS, montato su torretta T6070A semiautomatica. Dopo l'abbandono del progetto V90, si decise di utilizzare quanto fatto per sviluppare un altro mezzo, destinato questa volta ad essere adottato, ovvero il VCC-80, una delle prime iterazioni del Dardo, dove una delle versioni presentava ancora la nostra torretta T60A, anche qui nella configurazione di fuoco semiautomatica. E ovviamente non poteva mancare il Dardo vero e proprio, che seguendo quanto fatto dai suoi predecessori, quindi dalla V90 e dal VCC-80, venne proposto in configurazione 60 mm, questa volta con la torretta T60-70A automatica. Ed infine abbiamo l'AUBL74 HGV, nota più comunemente come Fiat 6616, e fu uno dei numerosi tentativi di offrire questo mezzo all'export. Infatti, fin dalla sua nascita, Fiat e Auto hanno cercato di proporre varianti di questo mezzo sul mercato, andando a montare su questo autoblindo numerosi armamenti, partendo dalle classiche, tra virgolette, 12,7, passando per un 20 mm Rheinmetall, a un 90 mm Cockerill, fino ad arrivare al nostro 60 mm. Quest'ultima versione, che è quella che interessa a noi, montava la torretta T6070M e fu, come abbiamo detto prima, l'unico mezzo a utilizzare questa torretta, che altro non era che una modifica di quella utilizzata per ospitare il 90 mm Cockerill. Come abbiamo detto, a differenza della versione A, non ha autoloader, di conseguenza il ratio di fuoco era ridotto, anche se non sappiamo esattamente di quanto. Nonostante tutto, però, questa versione, come tutte le precedenti armate con questo pezzo, non ebbe seguito, fermandosi a un singolo prototipo. Per finire la carrellata dei veicoli italiani, è imperativo citare anche l'Oto C13, che pur non essendo mai stato costruito con questo armamento, era previsto tra le varianti disponibili appunto una versione armata con il 60 mm HVMS. Ma dopo aver fatto questa parentesi su mezzi italiani, non possiamo non aprire un'altra parentesi sui mezzi sviluppati dall'altra nazione che contribuì allo sviluppo di questo pezzo, ovvero gli israeliani, su cui però le informazioni scarseggiano, e quando dico scarseggiano intendo che sono quasi nulle. Il primo mezzo che già abbiamo visto in realtà è l'M113 HVMS. Questo mezzo, nonostante le molte fotografie disponibili, è ancora avvolto nel mistero, avendo pochissime informazioni su questo veicolo. La torretta, come abbiamo detto, era studiata per ospitare il 60 mm con due membri dell'equipaggio ed era inoltre priva del caricatore automatico. Il mezzo ovviamente non andò oltre la fase prototipale per il semplice motivo che questo era solo un dimostratore. Di conseguenza, pur essendo disponibile all'acquisto, aveva solo lo scopo di dimostrare la possibilità di montare tale armamento sull'ormai abusatissimo M113. Dopo l'M113 abbiamo un altro mezzo, più misterioso ancora, ma decisamente più interessante, secondo me, ovvero la MX13 HVMS. Di che cosa si tratta? Si tratta di un upgrade offerto da Nimda negli anni 90 che prevedeva un lavoro di modernizzazione generale del carro. Infatti si prevedeva l'installazione di nuovo motore, il GM6V53T, una trasmissione automatica, un nuovo fire control system, un telemetro laser, un nuovo sistema antincendio, un kit di corazza aggiuntiva e, una cosa che interessa a noi, una vasta serie di armamenti, tra cui due lanciatori per missili anticarro,
un 105 mm, un 90 mm e infine un 60 mm HV. Attualmente non si sa se questa proposta abbia avuto successo o meno. Ciò che però sappiamo è che la versione con i 60 mm non andò oltre il prototipo o addirittura mock-up, perché attualmente non è chiaro se l'esemplare mostrato nell'unica foto disponibile avesse un armamento funzionante o meno. Oltre a Italia, Cile e Israele, altri paesi si cimentarono nella sperimentazione con questo pezzo, primo fra tutti la Polonia con il suo BVP 2000. Il progetto del BVP 2000 nasce nei primi anni 90 a seguito della volontà da parte dell'esercito polacco di sostituire i vari BMP-1 che negli anni 90 cominciavano a sentire il peso degli anni. Di conseguenza venne avviato questo progetto per produrre un IFV indigeno da equipaggiare alle forze meccanizzate polacche, che si concretizzò in due prototipi, armata con le due versioni della T-60-70A, quindi quella semiautomatica, dotata anche di lanciatori per missili TOW, e la versione automatica. Nonostante tutto, il mezzo non superò questa fase, venendo battuta nella gara per equipaggiare l'esercito polacco da Rosomak, versione polacca del Patria finlandese. Piccola chicca, che in realtà non c'entra con 60 mm, ad uno dei due prototipi, la torretta venne sostituita successivamente con una Hitfist 25, quindi quella del dardo. Questi diciamo che erano i mezzi principali proposti con questo pezzo. Tuttavia c'è un altro veicolo di cui però non si sa nulla, si ha soltanto una foto, ma che necessita per forza di cose una menzione, ovvero il Marder, equipaggiato col 60 mm, montato in quella che sembra la stessa torretta dell'M113 ACVMS, di cui però abbiamo, come ripeto, solo una foto. Oltre a questi mezzi, altri paesi valutarono nel corso degli anni la possibilità di utilizzare il 60 mm, come ad esempio gli Stati Uniti. Infatti, per un certo periodo di tempo, gli americani valutarono di installare il 60 mm sui loro LAV, optando poi successivamente per il 105 mm. Un altro paese che valutò il 60 mm ACVMS fu l'Ecuador. Infatti, negli anni 80 l'esercito ecuadoregno stava prendendo in considerazione l'ipotesi di aggiornare gli ormai obsoleti M3 A1 Stewart ancora in servizio presso le loro unità corazzate. Di conseguenza, la brasiliana Bernardini, già responsabile degli X1A brasiliani, cercò di proporre al paese sudamericano un mezzo che molto probabilmente sarebbe risultato in un X1A con un 60 mm al posto del 90. Tuttavia, dopo ulteriori valutazioni, si decise di rinunciare all'aggiornamento in favore di altre vie. E questo era tutto sul 60 HVMS. Il perché questo pezzo non ebbe un grosso successo, nonostante gli innumerevoli tentativi di adottarlo, risiede molto probabilmente nella natura stessa del cannone, nei propositi che il cannone aveva. Infatti, il 60 mm si proponeva come un'arma per il supporto alla fanteria. Tuttavia, nella pratica, esso risultò prevalentemente un pezzo anticarro, di conseguenza meno efficace nel ruolo del supporto alla fanteria, nella quale la funzione anticarro è solo una delle tante. Per questo motivo solo il Cile adottò questo pezzo, infatti non potendosi all'epoca permettere mezzi con capacità anticarro migliori, anche a causa dell'embargo vigente nel paese, il Cile si trovò costretto a fare di necessità virtù, adattando quello che già disponeva come meglio poteva. Non per nulla, nella dottrina cilena, questi carri avevano un ruolo prettamente anticarro e non di supporto alla fanteria. C'è anche da sottolineare che all'epoca, nel ruolo di supporto alla fanteria, erano presenti cannoni ben più performanti. Basti pensare ai 90 mm, sia quello prodotto dalla Cockerill che il 90 mm F1, per intenderci quello che troviamo montato sulle AML90. Di conseguenza, un cannone come 60 mm, che non rispondeva perfettamente alle esigenze del supporto alla fanteria, si trovava in una posizione di svantaggio. Dopo questa considerazione, direi che possiamo salutarci qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci tengo a ringraziare non solo Arte Sigismondo per aver partecipato a questo video, ma anche a Nicola Sconcu per avermi fornito alcune informazioni sulle torrette italiane, su cui c'era un attimino di confusione, anche a causa delle poche informazioni disponibili. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!